intima, assolutamente personale, che non è una regola generale, non può essere una regola generale. Abbiamo capito. Rem da Roma, buonasera. Mi sente? Sì, la sento, dica. Io la sento molto lontano. Io la sento benissimo. Dunque, a proposito del giovane con la bandiera con la svastica, sì. La svastica è un segno del Tibet di 2000 anni fa, significa positività, buon augurio. Vabbè, ma chi se ne frega però, scusi. Perché posso ostentare la croce cristiana che è stata causa di massacri, sacra inquisizione, eccetera? Posso ostentare falce e martello che ha causato morte e fame in tante parti del mondo, con Stalin che ha mandato nei gulag 200 milioni di persone, alcuni presunti nemici e parte del suo stesso popolo. Se poi l'egemonia culturale di sinistra, imperante in Italia da 60 anni, stabilisce che va arrestato chi espone la svastica, sì, sono partiti. Certo, abbiamo perso la guerra, ma... Non si preoccupi che adesso abbiamo perso la guerra, ma abbiamo guadagnato due infermieri con camice bianco. Vede, Parenzo, lei è ebreo, vede? E non sarà mai italiano, inglese, francese. Hai capito? Lei è ebreo. Hai capito? E allora? Hai capito perché il caldo e Basaglia ha commesso un errore, capito? Però scusi, Rem. No, ma noi adesso dobbiamo investigare questa roba incredibile. Che significa questa cosa degli ebrei? A sirene spiegate, ti prego, fammi sentire il rumore di questa macchina che porterà via tra poco questo simpatico ascoltatore. Voglio il rumore di questa macchina che corre sulla lingua d'asfalto calda alla ricerca del Signore. Voglio sentirlo. Signor Rem, che cos'è questa storia degli ebrei? Pronto? Borsa. A noi italiani piace lo stile. A luglio e agosto irripetibili offerte. La Zanzara. Siamo qui, 800-24-00-24, abbiamo recuperato questo signore da Roma, il signor Rem, no, ancora non sono arrivati però, signor Rem? Sì, ma io la sento molto lontano. No, io la sento perfettamente, ma prosegua nella sua intemerata. No, mi dica lei a questo punto. No, ma che devo dire io? Cioè, non c'è niente da dire, c'è da prendere semplicemente atto, da firmare un documento di, come dire, per metterla ma in giacenza. Ma piantala con queste ambulanze, buonista italiano del cazzo. Io non ho niente contro nessuno, né contro gli ebrei né contro i rom. Ma 5.000 rom a Roma pisciano, cagano, rubano. La stazione Tiburtina hanno rubato il rame, è stata ferma per una settimana. Ma lei io non ho niente contro nessuno. Lei ma non essere... posso mantenere 5.000 ladri. Ma lei deve essere... Lei è stato colpito da un colpo di sole. Lei è sorettino, basta con questa ambulanza, ha rotto i lei coglioni. Lei è stato colpito da un colpo di sole, ha capito? Comunque adesso la ricoveriamo in uno dei migliori ospedali di Roma. Fate bene, fratelli, al Policlinico Gemelli, hanno già liberato una stanza per lei, caro. Ecco l'ambulanza. Che c'entra che è ebreo che deve tornare a Tel Aviv? Scusi, ma questa persona qui deve essere messa scusi, in... Rem. Scusi, ma che fine ha fatto? Lancio, È sparito? Vabbè. Andiamo a Osama da Milano, che spero che non Osama. Sia il signor Osama. Bene, buonasera. Dica. Sentite bene? Sì, sentiamo. Sì, il mio nome è una garanzia. Allora...